Come evitare la maggior parte delle truffe e degli scam che ci sono in giro sulle criptomonete? Io oggi ve ne farò vedere alcuni dei modi per evitarle, questi strumenti per analizzare delle monete, per capire se sono monete buone, che non siano monete truffa, diciamo. Quindi questo serve per evitare rug pull, honeypot e cambiamenti di fees, quindi questi tools o strumenti servono proprio ad evitare questi problemi. Allora, andiamo al primo, che si chiama Dex Guru. Questo ci fa vedere più o meno com'è la salute della moneta. Per esempio, qui ho il token Titan Gem. Qui abbiamo, vabbè, la liquidità, abbiamo il volume di scambio. E qui abbiamo più o meno come funziona la moneta, come sta andando. Quindi qui vediamo l'attività della pull e l'attività del trading. Allora, qui vi spiego un po' i simboli. Abbiamo la tartaruga, che sono movimenti in 30 giorni dai 100.000 ai 10.000 dollari, ok? Quindi sempre sulla base di 30 giorni. Poi abbiamo gli squali, che sono dai 100.000 ai 500.000, e poi abbiamo le balene, dai 500.000 in su. Ovviamente le persone normali non vengono neanche contate. Benissimo. Allora, poi c'è un'altra classificazione che è il bot, qui. Pratica un trader che ha più di 1.000 transazioni negli ultimi 30 giorni, proprio come i robot, quindi i bot di trading fanno proprio queste cose. Quindi qui possiamo controllare un po' come va il token, se ci sono movimenti bruschi da parte di balene o dalle tartarughe, no, dalle tartarughe no, però più dai squali. E poi qui vediamo la liquidità, come sta andando, e possiamo vedere che ci sono le galline, gli elefanti e le tigri. Allora, le tigri sono che aggiungono costantemente dai 100.000 ai 500.000 dollari negli ultimi 30 giorni. Poi abbiamo le galline dai 10.000 ai 100.000 e gli elefanti dai 500.000 o in su. Quindi fanno movimenti di mercato molto importanti, aggiungendo liquidità e dando più valore alla pool, più stabilità al prezzo anche. Quindi se iniziano a rimuovere troppa liquidità, possiamo aspettarci una discesa del prezzo nel mercato. Un altro strumento da vedere è Token Sniffer. Ovviamente tutti questi strumenti ve li lascio tutti in descrizione e se avete altri strumenti da suggerirci, lasciatelo tra i commenti e magari ci faccio un video sopra. Ok, allora qui stiamo su Token Sniffer, un altro tool. Se voi avete altri tools o strumenti per analizzare dei token, anche di altre blockchain, lasciatecelo tra i commenti e io magari dopo ci faccio un video. Vi ringraziamo comunque come comunità. Allora, qui Token Sniffer, cosa dobbiamo fare? Allora, Token Sniffer cosa fa prima? Annusa, letteralmente, no, scherzo, controlla i contratti, cosa fanno, cosa c'è scritto, se c'è qualche cosa di malizioso nei contratti, se sono stati manipolati in modo da fare truffe o lasciare delle vulnerabilità apposite. Noi abbiamo trovato un token e possiamo incollarlo direttamente qua, ovviamente l'indirizzo del token, e lo cerchiamo. Però per il momento voglio fare delle prove per farvi vedere come funziona e proviamo con questi ultimi scam che sono usciti. Non lo so, proviamo con Cereino, dai. Adesso Token Sniffer sta annusando Cereino. Ecco qua, allora. Ecco qui ci fa l'audition, in pratica ci dice il controllo, com'è il risultato, e il punteggio è 0 su 100. Per essere un buon contratto deve essere 100 su 100. Benissimo, allora, è 0 su 100 perché non c'è liquidità, quindi non puoi tradarlo. Benissimo. Facciamo un altro esempio, ecco qua un altro esempio, 0 su 100 di nuovo, non c'è liquidità. Poi il token, il contratto del token è stato copiato da altri token. Adesso vi faccio vedere un altro strumento che è Token Sniffer. Token Sniffer funziona su queste chains, quindi è molto utile su questo. Se avete altri strumenti da farci vedere o da provare anche per altre blockchain, fatemelo sapere sui commenti e io provo a farci un video anche revisandolo e vedendo come possiamo usarlo per evitare scams o hacks, come dice qua, truffe o hackeraggi.
Allora, cosa dobbiamo fare? Token Sniffer, noi gli mettiamo qui l'address che dobbiamo controllare, l'indirizzo del token da controllare, e lui ci fa un'analisi di quel token. Io vorrei farlo su un token che ancora non è stato uscito come scams. Proviamo con Flocky DeFi. Token Sniffer lo ha analizzato e il punteggio è 31 su 100. Male, molto male. Andiamo a vedere perché. Allora, il contratto è stato copiato. Bene. Ha fatto proprio un copia e incolla e hanno cambiato il nome. Basta, tutto qua. Gli altri holders hanno meno del 5% della token supply. Questo è importante perché se questo wallet vende tutto, dumpa il prezzo ed è finito. E non c'è abbastanza liquidità, quindi... Ovviamente questo è da ignorare per le pre-sale, quando ci sono le prevendite. Ha copiato il contratto da questi altri. Comunque vedo che non ci sono altri scams associati a questo contratto. Proviamo un altro token, Safe Inu, NFT. 0 su 100, molto bene. Ah, molto bene, questo è quello che volevo vedere. Allora, il token si può vendere, quindi non è un honeypot, cioè che non puoi, ti evitano di vendere, quindi rimani incastrato con la mano dentro il miele in pratica. Buy fee è meno del 2%, ma il sell fee è del 97%. Quindi se tu vuoi vendere i tuoi token, dovrai pagare il 97% di fee. Quindi questo è già un token tossico. Il token è stato copiato, il contratto. La ownership non è stata rinunciata, quindi il proprietario del token può cambiare il contratto quando vuole, magari farlo diventare non vendibile e facendo diventare le selfie ancora più alte. Qui ci dice che non è stato bloccato o bruciato il 95% della liquidità, almeno, e questo significa che probabilmente verrà rimossa, ovvero una bella rug pull. Però una buona notizia è che tutti i token da cui ha copiato non sono delle scam. Questa è l'unica buona notizia. Io ne starei alla larga da questo token. Bene, dopo aver fatto un paio di esempi, un altro tool da conoscere è Ragdoc. Ragdoc non serve più per le monete, ma serve per i DEX. Se esce un nuovo DEX, questo DEX può essere una truffa, può, per esempio, quando tu metti i soldi ti chiede il 5% di fees, quindi non ci guadagni nulla con lo staking o la liquidity provider. Allora c'è Ragdoc che li valuta. E li valuta in questi modi, con il risk ratings. Ossia, abbiamo questi rischi, quindi basso rischio, cioè anzi no, pochissimo rischio possiamo dire, basso rischio, qualche rischio, un po' rischioso, molto rischioso e non analizzabile. Questo succede perché il token lo fanno troppo complesso, i contratti li fanno molto complessi e il sito web non li può analizzare, e per analizzarli dovrebbe contattare un analista, quindi spendere tantissimi soldi, e preferiscono mettere not eligible. Invece gli altri vengono valutati usando il contratto, le liquidity pool, anche sapendo se il team fa vedere la propria faccia, eccetera eccetera. Quindi questo serve molto per i token e sui DEX. Quindi qui possiamo anche filtrare, ce ne sono tanti, ce ne sono molti. C'è Phantom, Velas, Kronos, Moonriver, ce ne sono parecchi. Bene, l'ultimo tool che vi voglio far vedere, anzi no, il penultimo, è PooCoin. Il penultimo strumento che vi voglio far vedere è PooCoin. Selezioniamo l'address, lo cerchiamo e lui ci trova come sta, più o meno, e come sta il prezzo. Ci fa vedere la liquidità com'è, 6.000 dollari di market cap, e qui vi dà accesso alle transazioni, i contratti e gli holders. Se volete analizzare a fondo questi dettagli potete cliccare qui e dargli una controllata. Un altro
Tool, che sempre sta su KuCoin. Andiamo su Tools e andiamo su Rug Check. Incolliamo il token e cerchiamo l'attività dello sviluppatore e i top holders. E quindi voi qui potete dare altre analisi per verificare la sicurezza, chi ha i token, in che quantità, sapere anche l'attività del dev è molto interessante per sapere dove li trasferisce, quindi è una cosa da tenere molto d'occhio se stiamo facendo del farming o holdando un token. Ha fatto il rug pull e l'ha swappato. Poi se volete farlo, mi potete inviare dei token che avete trovato e posso analizzarli facendoci un video. Un altro strumento che conosco è BirdEye e lo uso per Solana, per la Solana Chain. Se voi ne conoscete altri, fatemelo sapere per Solana. Mi piacerebbe molto almeno farci anche dei video così per farli conoscere a tutti. E qui abbiamo l'analisi, che è molto basilare. Non c'è neanche il gruppo Telegram, che loro hanno. E qui ti fanno vedere anche gli holders, che hanno il token. Ti fa una piccola analisi del mercato, anche se questo token non è ancora uscito. Quindi per questo che non c'è. Io vi dico che grazie a questi tools io sono riuscito a salvarmi a metà da questa rug pull che ha avuto Landy, che prima ero comprato in pre-sale, e sono riuscito a venderlo qui prima del blocco delle vendite. Hanno fatto salire il prezzo così la gente comprava, e poi hanno iniziato a fare rug pull per metà, la gente ha iniziato a comprare e l'hanno fatta di nuovo lasciando tutti senza soldi. Quindi facendo queste analisi voi imparerete anche molto dagli errori degli altri. Vi suggerisco di fare un po' di pratica con questi tools se volete soprattutto avventurarvi nella DeFi. E vi ripeto, se avete dubbi o domande lasciatelo tra i commenti, io sarò molto felice di rispondervi magari con un video. E io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Lasciate un mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!